ti rimproverano di partecipare poco alla manovra, di non difendere la palla, far salire la squadra. Però a occhio mi sembra che rispetto al primo Icardi arrivato all'Inter, oggi tu abbia fatto dei passi avanti enormi, probabilmente ce n'è ancora da fare. È così difficile per le qualità, le caratteristiche che hai, fare quel tipo di movimenti? Cioè questo, non ti viene naturale? No. Cioè, perché una fai domanda, meno rispetto ad altri? Questa è una domanda che ho risposto anche alla Sky una volta e che mi hanno chiesto. Secondo me, io quello che parlo con i miei compagni dentro del campo è che io sono la punta centrale. Il mio gioco è allungare la difesa, che è una cosa che nessuno la guarda, ma che a noi serve. Io mi metto quasi in fuorigioco e tiro via la difesa indietro e poi rimane, noi giochiamo con lo spazio in mezzo. Tre trequartisti, sì. Che sono due sulle fasce e uno che gioca dietro di me. Quello che gioca dietro di me, se io allungo la difesa, c'ha sempre lo spazio. Io non posso venire a prendere la palla nel suo spazio perché faccio salire la difesa, ci schiacciamo tutti e alla fine non la prende nessuno. Allora, quello che parliamo e i movimenti che io faccio per aiutare i miei compagni è questo, di allungare la squadra così rimane lo spazio in mezzo. Spieghiamolo. Io l'ho spiegato alla Sky questa cosa, è una cosa che nessuno guarda, nessuno la vede, però che io con i miei compagni dentro il campo lo parliamo questo. Tante volte quando gioca Eder dietro di me, io le dico vai a prendere palla, tante volte nelle partite noi guardiamo il video qua della partita, si vede che io faccio con la mano così, vai a prendere palla che io allungo la difesa. E questo si vede, noi lo vediamo perché guardiamo anche i video delle partite, certo, certo. Però la gente fuori in casa non la vede questa cosa. Io facendo questa cosa favorisco i miei compagni a essere soli, a prendere la palla, a girarsi e andare verso la porta. Quindi è un fatto voluto. Poi se giocassi. Però sei d'accordo con me nel dire che sei migliorato molto invece in determinate tipologie di giocate che non avevi quando sei arrivato all'Inter? Sì, quando sono arrivato ero un attaccante da area e basta. Io mi ricordo. È stato Mancini quello che ti ha fatto crescere un po' di più da questo punto di vista? Sì, perché quando c'era Mazzarri facevo più l'attaccante dentro l'area e basta. E quando è arrivato Mancini è stato il primo a chiedermi di fare altre cose. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.it o chiama l'199 100 200. Prova Interchannel e poi scegli.